Ci siete tutti? Fate attenzione a non perdervi di vista e non allontanatevi troppo. Sembra che questa maledetta nebbia ci abbia preso di mira questa notte e solo gli dèi sanno dove potrebbe condurci. Guardate, riesco a vedere i resti di un accampamento lì in fondo. Avviciniamoci. Sembra che qualcuno abbia abbandonato tutto in fretta e furia. Qualcosa deve avergli messo una fretta del diavolo. Chissà che cosa... Prendetevela con me. Ho cercato di spiegargli che non siamo ribelli. Silenzio durante la marcia, prigioniero. Come stavo dicendo, benvenuti a Falcovnia, amici miei. Popoloso granaio del nucleo e sede del regno del Falco. Un regime militare governato dal sanguinario despota che risponde al nome di Vlad Drakov. Un reame i cui orrori non hanno certo nulla da invidiare al resto dei pericolosi domini delle Terre delle Nebbie, sebbene qui siano gli umani a poter vantare il ruolo di principali artefici delle numerose brutalità e crudeltà locali. Falcovnia è situata nella zona nord-occidentale del nucleo, a sud di Darkon e la Mordia, ad est di Dementelier e Mordent e a nord di Borca ed Invidia. Il confine occidentale del dominio, una volta occupato dalle terre di Dorvinia e Ghen, affaccia ora sull'oscuro dirupo d'ombra, il cui fondo è perennemente celato dal vorticare delle nebbie. La maggior parte del dominio è costituito da foreste e boschi di querce, faggi, abeti rossi, pini e ciliegi, tutti assai diversi da quelli che potreste aver incontrato nel resto del nostro viaggio. Come avrete potuto notare, indipendentemente dall'età e dalla specie, la maggior parte di questi alberi presenta una corteccia scura che sembra svilupparsi solo entro i confini del regno. Gli abitanti del luogo li chiamano Sentinelle della Morte, poiché secondo la leggenda, ogni volta che un uomo o una donna viene giustiziata in nome di Vlad Drakov, uno di questi alberi muore. Un pensiero piuttosto inquietante quando si visita la parte orientale del dominio, a ridosso dei Monti Malinok, dove gli alberi bianchi e privi di foglie sembrano già quasi tutti morti. Ho sentito addirittura storie che parlano di alberi che avrebbero preso fuoco spontaneamente, un fenomeno che io stesso ho avuto modo di osservare e di cui non sono riuscito a determinare la causa. Ma non tutti gli alberi muoiono spontaneamente a Falcovnia, dato che ampie porzioni di foresta hanno subito un massiccio disboscamento per lasciare spazio ai campi e alle piantagioni sulle quali si basa l'intera economia del dominio. Un duro lavoro che richiede continui interventi, ma che la povera gente del posto è tenuta ad eseguire per mantenere sempre sgombre e ben mantenute le larghe strade necessarie per i rapidi spostamenti dell'esercito locale. Ciò che resta di queste foreste può offrire anche numerose erbe medicinali a qualcuno in grado di riconoscerle. La più famosa è probabilmente la vite di Apfaldus, alle cui foglie è possibile distillare un potente analgesico chiamato vino di Apfaldus o Sleep Glass. Vi consiglio comunque di fare attenzione. Masticare queste foglie ha un effetto narcotico e sebbene siano in grado di offrire un valido aiuto nel sopportare il dolore, possono anche causare una spiacevole dipendenza.
Il clima particolarmente mite e clemente, con primavere ed autunni lunghi e generosi, estati umide e piovose, ed inverni non troppo rigidi, grazie alla protezione dai freddi venti settentrionali offerta dalle montagne della bestia dormiente, ha permesso a Falkovnia di assumere il ruolo di primo esportatore di grano in praticamente ogni dominio del nucleo. Nessuna sorpresa che una buona parte della popolazione sia stata assegnata alla gestione dei campi, costretti a lavorare duramente tutto l'anno per consentire il mantenimento dei flussi di esportazione e dare il proprio contributo all'arricchimento delle casse dello Stato. La strada che congiunge la città di Silbervass ad Airi è piuttosto nota per le distese di grano dorato che la circondano durante tutta l'estate, interrotte qui e là dal tetto di paglia della dimora di qualche famiglia di contadini. È in questa zona che si concentra la maggior parte del lavoro agricolo e manifatturiero destinato alle esportazioni. Passando ai territori occidentali del dominio, lo scorrere in queste terre del fiume Vuchar è probabilmente la caratteristica più importante della zona. Un tempo il corso d'acqua era una delle principali vie commerciali con il dominio di Darkon e con il resto dei domini settentrionali, ma il traffico è decisamente diminuito dal cosiddetto Requiem, una serie di terribili eventi terminati con la distruzione della capitale di Darkon, la famigerata Ilaluk, oggi conosciuta come Necropolis da quando è stata travolta da un'esplosione di energia negativa che ha ucciso e trasformato in morti viventi circa 25.000 abitanti. Comprensibilmente, il fatto che il fiume attraversi proprio la città di Necropolis prima di giungere a Falkovnia è stato un motivo sufficiente affinché la maggior parte dei marinai rinunciasse all'idea di navigarlo in entrambi i sensi. La zona compresa tra le rive del fiume e le pendici delle montagne della Bestia Dormiente, ai confini con la Mordia, ha dato vita al territorio conosciuto come Weisfalkund, una zona che segue gli snodi del fiume sino a comprendere i confini con la vicina Dementelier. Comprensibilmente, la zona è un importante snodo commerciale per i mercanti provenienti dai tre domini. Il regno è anche attraversato dal fiume Mursad, oltre che da un discreto numero di corsi d'acqua secondari. Il fiume Drogach, nei pressi dei confini di Darkon, ed il suo affluente, il fiume Grashen, che un tempo attraversava il dominio di Genna. Il punto di congiunzione tra il Drogach e il Grashen formano le cascate di Grashen, che danno il nome anche al piccolo villaggio locale. È qui che il dottor Rudolf van Richten avrebbe individuato il punto di accesso del demone Elspeth nelle Terre della Nebbia, divenendo ospite di una donna del luogo, Emmy Weaveron, e causandone la progressiva trasformazione. Ad oriente dell'agricola mezzaluna di Shait è possibile imbattersi in nuove buie ed imponenti foreste. La Dunkelheart's Wald è una prosecuzione della Foresta delle Ombre di Darkon, posta a nord dell'estremità occidentale della Strada dei Timori, crescendo nella zona compresa tra le città di Lekar, Stangrad e Morfensi. A sud della mezzaluna di Shait è possibile incontrare l'altrettanto buia Silewald, un'antica foresta che cresce nel cuore del dominio. Si dice che nessun occhio umano abbia mai visto ciò che si nasconde nelle buie profondità della Silewald, sebbene i taglialegna del posto continuino a raccontare storie di boschi incantati e di rovine infestate. La foresta della Vigilia di Morzia è la più famosa per le sue sentinelle della morte, di cui vi ho già parlato, e sorge tra le città di Morfensi ed Airi, ed oltre le colline frananti, un'ultima traccia dell'antica presenza dei Monti Balinok prima della grande congiunzione che generò il dirupo d'ombra. Non vi consiglio di esplorare i numerosi tunnel che puntellano la superficie di questi colli. Il loro nome non gli è stato affidato per caso e la loro proverbiale instabilità potrebbe precipitarvi nel vicino dirupo d'ombra da un momento all'altro. I laghi falkovniani offrono un importante rifornimento di acqua potabile, tra i quali possiamo ricordare il gelido lago Krigvogel, su cui affaccia la città di Silbervass.
Gli abitanti del luogo, arricchiti dalla bellezza del lago e dal rifornimento di pesce ed acqua fresca, sostengono che il lago sia privo di fondo, dato che il fondale resta invisibile persino nei punti più vicini alla riva. Un'altra teoria che non ho avuto occasione di verificare. Il gruppo dei laghi rapaci, formato dai laghi Falk, Adler e Deul, sono posizionati nei pressi di Lekar, mentre i laghi Svort e Beshir si trovano nei pressi dei confini di Dementelier. Nonostante il suo vasto territorio rurale e la sua natura selvaggia, Falkovnia ospita anche importanti centri abitati. La città di Lekar, capitale del regno, è infatti la più grande città del nucleo e circa un quarto dei suoi quasi 15.000 abitanti sono soldati. Grazie alla sua posizione privilegiata e alle sue numerose vie d'accesso, la città è diventata un importante snodo commerciale capace di radunare mercanti provenienti dalla maggior parte dei domini del nucleo. Non fate però l'errore di immaginare che la vita dietro la protezione delle sue mura sia molto meglio di quella condivisa dai contadini delle campagne che abbiamo attraversato. Restereste sorpresi nel notare la quantità di mendicanti affamati che affollano ogni giorno la piazza del mercato, prostrandosi nella speranza di ricevere un briciolo di carità dagli stranieri. Probabilmente alcuni non potrebbero lasciare quella piazza neanche volendo, costretti a strisciare dalle percosse subite dai soldati locali. Lo squallore domina sovrano tra le fangose strade della grandiosa capitale del Regno del Falco e la criminalità e l'ingiustizia proliferano nei suoi vicoli bui. Falkovnia ospita altri 4 grandi centri abitati di una certa dimensione, tutti dotati di robuste fortificazioni. Stangrad, presso il confine settentrionale con Darkon, Aeri nel meridione, Morfenzi sulle colline orientali e Silvervass sulla sponda orientale del lago Krikvogel. Indipendentemente da quale sia la nostra destinazione, non aspettatevi alcun trattamento di favore. Gli abitanti di questo dominio sono un popolo oppresso dalle tasse, dal duro lavoro e dalla violenza dei soldati locali. E di certo un gruppo di prigionieri non merita l'incredibile lusso di cui possono godere questi sudditi. Ogni bambino abbia la sfortuna di nascere entro questi confini e marchiato sulla fronte con il segno del falco, come fossero poco più che bestiame di proprietà del tirannico Vlad Drakov. Nonostante il profondo odio coltivato dalla popolazione nei confronti del dittatore, sono ben pochi i cittadini dotati del coraggio necessario per sfidare i feroci soldati del regno. La maggior parte delle rivolte sono state annegate nel sangue e hanno condotto a terribili rappresaglie sulla popolazione. Viaggiare verso altri domini è concesso solo a pochi individui e varcare i confini è consentito solo a degli stranieri muniti di uno speciale permesso, il che ci metterebbe in una brutta posizione se non fossimo accusati di far parte di un gruppo di ribelli. Inoltre, mi duole informarvi che Falkovnia non è un luogo adatto a razze diverse da quella umana. Tutti gli altri sono dichiarati proprietà dello Stato ed i loro figli sono strappati ai genitori sin dalla nascita. Ovviamente solo gli umani possono entrare a far parte della casta militare, essendo questa la classe che gode di maggiori privilegi all'interno del regno ed inglobando al suo interno ogni nobile locale. Gli ufficiali sono esentati dalle tasse e possono viaggiare liberamente portando con sé delle armi, il cui solo possesso da parte di un comune cittadino rappresenta un reato punibile con la pena capitale. Non che le prigioni siano particolarmente affollate da queste parti, dato che, in assenza di una guardia cittadina, la maggior parte dei crimini vengono giudicati da un tribunale militare e le sentenze non brillano certo per originalità. Si dice che lo stesso Drakov pretenda almeno un'esecuzione ogni sera, spesso eseguita attraverso l'impalamento del malcapitato, in modo che il tiranno possa godersi lo spettacolo della sua agonia durante la consumazione della cena. Sebbene alle donne sia concesso intraprendere la carriera militare,
Il sessismo radicato in questa società genera non pochi ostacoli alla loro carriera, costringendole a dar prova di un fervore persino superiore a quello manifestato dalle loro controparti maschili. Lo Stato esercita anche un serrato controllo sull'apprendimento e l'esercizio delle arti magiche e il Ministero dell'Arcano, con sede nella famigerata Torre Splendente, si occupa di scoprire e segnalare eventuali attitudini magiche riscontrate tra i sudditi. Questi individui vengono strappati dalle proprie case per essere condotti alla Torre, dove, dopo aver giurato eterna fedeltà a Vlad Dracov e al Regno di Falconia, saranno addestrati per operare come incantatori al servizio del regno e solitamente sfruttati per lo sviluppo di nuovi incanti ed armi magiche che possano essere utili alle mire di conquista del loro signore. A causa di un trattato di mutua difesa contro un'eventuale invasione falconiana, firmato nell'anno 729 dai domini di Dementelier, Mordent, Ricemulot e Borca, il Regno del Falco ha concentrato la maggior parte delle sue campagne attraverso 5 tentativi di invasione nel vicino dominio di Darkon, tutti falliti miseramente. Si racconta che i soldati morti durante l'invasione siano risorti come non morti per gettarsi all'attacco dei propri vecchi compagni. Che diavolo succede adesso? Un'imboscata? Allora i proprietari di quell'accampamento non erano spariti nel nulla. Presto, cercate di raggiungere le armi! Se il video è stato di vostro gradimento, metteteci un mi piace o lasciateci un commento, saremo lieti di rispondervi. La cripta offre loculi confortevoli per tutti i suoi iscritti. Cliccate pure sulla campanellina degli avvisi per restare sempre aggiornati sulle funebri attività del canale. A presto!